Bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Brawl Stars, signori. Allora, io ho visto che l'ultimo episodio vi è piaciuto, sia a termini di views che comunque sono molto bassine, però diciamo che rispetto ad altri video vi è piaciuto e rispetto anche ai like, quindi io continuo a portarlo se la cosa vi può continuare a piacere. Fatemelo sapere nei commenti e tramite i like se volete anche altri episodi. Detto questo, io vi ringrazio. A prescindere per i like, per i commenti, per l'iscrizione, per il supporto, vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Maullo941 e tramite le stories vi aggiorno sempre quando faccio live, sia su questa piattaforma che sull'altra. Detto questo, breve annuncio, telegiornale finito e partiamo con il video. Ok, allora signori, prima di tutto siamo qui dai miei brawler. Oggi, allora, intanto andiamo a vedere un attimino. Noi abbiamo news che non ce ne frega assolutamente niente. Volevo vedere se mi ricordo come cacchiarola si fa da qua, forse. Sì, ok, perché mi è passato in lingua inglese? Mi è passato in lingua inglese senza che io lo volessi fare. Scusatemi un attimo, setting location language. Perché mi sei passato in inglese? Ok, così. E si è anche riavviato, perfetto, ma che cose belle, signori, cioè quando i videogiochi vivono di vita propria. Ok, ce l'abbiamo fatta. Io volevo dire, stavamo dicendo che abbiamo delle missioni. Vediamo un attimino con che missioni possiamo fare. Allora, con Shelly non mi va di giocare, con Little Tony nemmeno. Potremmo avere Bullo oppure con Stecca, qualche missione da poter fare. Scusatemi, con Re Mysterio non possiamo fare quella. No, con Re Mysterio qualche altra partita la possiamo fare. Allora direi di continuare a portarci a casa qualche altra missione con Re Mysterio. Noi facciamo questi così teschi come se non ci fosse un domani. E facciamoci qualche altra bella partita a calcio. Allora, mi avete dato dei consigli nell'ultimo video, ovvero quello di utilizzare molto spesso il super colpo, ovvero quello in cui lui si lancia come se non ci fosse un domani, e tirare subito il pallone come se non ci fosse un domani anche quel bello così. Oh, 1-0, a posto, signori. Allora, l'ultima volta abbiamo fatto 5 vittorie su 5 partite che abbiamo fatto. Dico, mi piacerebbe riuscire a eguagliare di nuovo così il lancio alla terza corda. Non si scherza, con l'amico. Ho segnato io, signori. Non so perché, forse ho avuto un passaggio in profondità e l'ho tirata subito. Perfetto, prima vittoria, prima partita, prima vittoria. Ma che bello così, signori. Sarò pur scarso in questo gioco. Oh, ma il mio Re Mysterio sale. Ok, abbiamo altre due vittorie da farci per portarci a casa i gettoni. Gioca ancora, loro non vogliono giocare, quindi facciamo esci, va bene. Mi porta a casa i gettoni, zitto zitto, cavolo cavolo, e va bene così. Noi scendiamo di nuovo in campo, signori. Non abbiamo paura di nessuno, di niente e di nessuno. Dai così, dai così. Allora, dai, mi fai muovere? Sì, perfetto. Tira pugni come se non ci fosse un domani. Non ci interessa niente di nessuno. Prendiamo il pallone. Oh, no, 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 no. Me lancio. Faccio il lancio alla terza corda. È ancora vivo. Va bene, 1-0, va bene così. Hogan ha segnato, bello così. Non ho capito perché il mio coso non è riuscito. Dai. Che fai? Scappi, vieni qua. Non puoi scapparmi, non puoi scapparmi. Oh, l'abbiamo eliminata, che cosa bellissima. Questo sta qua dentro, lo andiamo a ammazzare direttamente nella sua porta. Così, abbiamo segnato. Va bene, 2-0. La cosa bella è che io mi disinteresso completamente del pallone, signori. Sono proprio, sapete, il bullo della situazione. Quello proprio che va a fare rissa come se non ci fosse un domani. Allora abbiamo 8 vittorie. Sconvinge 24 nemici e qui ancora non abbiamo fatto niente. Ok, usciamo, portiamoci a casa i teschi che ci aspettano. Bella così, siamo a 70 teschi, perfetto, dal Brawl Pass. Ok, considerate che fatta questa vittoria ci porteremo a casa un sacco di teschi e quindi anche un sacco di cose interessanti. Lo so, io sono di lato. Mamma mia, chi è questo così grosso? Dai, subito, subito, menala, come se non ci fosse un domani, come se non ci fosse un domani, come se non ci fosse un domani. Fai col super salto. No, mi hanno ammazzato. No, non ci posso credere, mi hanno ammazzato. Delusione totale, signori. Sono morto per la prima volta. Per la prima volta sono morto, va bene. Cerchiamo un attimino di tornare a fare le cose utili. Chi è quello lì che sta a fare tutta sta caciara? Vieni qua, cioè, sei bravo da lontano, ho segnato io, signori, ma come cazzo non la faccio a segnare? Va bene, superfluo, io segno senza neanche saperlo. E dai così, salto la terza corda, come se non ci fosse un domani. Scusami, ti devi, zio, grazie. Qualcuno recupera il pallone? Ok,
Qualcuno recupera il pallone, anche io vado a fare rissa. Vado a fare rissa come se non ci fosse un domani, mi hanno ammazzato. Volevo fare rissa come se non ci fosse un domani, mi hanno ammazzato. Oh, mi stanno ammazzando troppe volte in questa terza partita, signori. Ok, che dobbiamo vincere e l'obiettivo è segnare. Stiamo vincendo 1-0. Infatti tutti si stanno disinteressando palesemente del pallone. Qualcuno mi spiega perché si stanno disinteressando. Dai, così! Sono morto, sì. Ecco, finalmente qualcuno è andato a recuperare il pallone. Forse riusciamo a segnare. Abbiamo segnato. Cioè, non era una partita di calcio. Era proprio un prendersi a legnate come se non ci fosse un domani. Però va bene. Abbiamo portato a casa la vittoria. Siamo saliti al grado 7. Abbiamo ottenuto le 8 vittorie. Bella così. 500 teschi per noi. E da questa parte niente. Non abbiamo fatto altre peccato. Perché potevamo sconfiggere 24... se sconfiggiamo 2 nemici... avremmo fatto un sacco di cose. Allora, stiamo calmi. Abbiamo 2 Brawl Pass. Va bene, mi sto così, signori. Allora, cosa è successo? 500 monete. Prendiamo queste monete. 50, scusatemi. Sono un attimino troppo euforico. Nuovo obiettivo, va bene. Abbiamo ottenuto quello di lì. Andiamo a aprire i nostri bellissimi 2 Brawl Pass, che sono una cassa normale, signori. Vediamo cosa ci porta di bello Babbo Natale in anticipo. 130 monete, buono. Punti di energia per Penny, che non abbiamo mai utilizzato Penny. 11 punti di energia e punti di energia per il nostro Little Tony, che sarà a livello 39 su 130. Cioè non salirà mai di livello, però va bene. Vediamo la mega cassa invece cosa ci porta, signori. Vediamo se Babbo Natale in anticipo ci vuole bene. 233 monete, abbiamo 7 oggetti, porca miseria. Punti di energia per Jessie. Brava la nostra Jessie, anche lei che forse non abbiamo mai utilizzato. Punti energia per Bombardino, il nostro ubriacone di Roma, che sale a 42. Punti energia per la nostra operaia Jackie, che sale a quota 30 e la potremmo migliorare. Punti energia per il nostro Bullo Bull, che sale a 60 su 50 nel migliorabile. Il nostro Orso Yogi prende altri punti ma non raggiungerà mai 130. E abbiamo sbloccato un altro brawler, signori. Chiudiamo col botto. Chi abbiamo preso? Chi è costui? Beryl impugna 2 potenti doppiette attivando la super rotola in maniera incontrollabile in giro per l'arena, rimbalzando sui muri. Spettacolo! Brawler Rallor 4 su 5. E vai, capito. No, ne avevo preso un altro, signori. 2 brawler in un colpo solo. No, lo zombie di prima, Frank. Frank ama colpire il suolo con il suo martello gigante e provocare onde sismiche. La sua super ci mette così tanto impegno che le vittime rimangono paralizzate. Signori, da provare per forza i nostri 2 nuovi brawler. 2 in un colpo solo, Barry il barattolo e Frankenstein, signori. Bella così. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, vi ricordo di iscrivervi al canale e di suggerirmi i giochi che eventualmente volete portare e di supportare sempre la serie. Detto questo, ci vediamo sempre qui per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!